Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Terzo monolite, se non sbaglio. Siamo praticamente nel deserto di Dalmechia, dove tra l'altro qui ce n'è un altro, che sarà quello che faremo la prossima volta, ovvero la mano di Titano. Quindi immagino che qui ci sia per l'appunto Titano. Mentre invece qui abbiamo la mano di Dione. Mano di Dione che probabilmente sarà Garuda, essendo comunque Dione una donna. Immagino che sia Garuda. Comunque, andiamo a vedere. Ah, è infatti Garuda. Ovviamente un consiglio che vi do: ci troviamo negli echi, nella zona degli echi di Crossjit. Però non teletrasportatevi qua. Cioè, per raggiungere questo monolite, se non l'avete ancora raggiunto, trasportatevi qui alla forra di Latni. Fatevi tutta la strada a piedi e la raggiungete prima. Perché se vi teletrasportate qua non potete scendere, dovrete fare un giro della Madonna e quindi non vi conviene. Per cui vi conviene direttamente andare qua, scendere e arrivare direttamente dove c'è il monolite. Allora, iniziamo la prova di Garuda. Ecco, Garuda non l'ho utilizzata tantissimo, però mi ricordo bene o male cosa fa. Oddio, non ho visto neanche cosa c'era la prima volta. Ah, c'è lacerazione. Aia. E acrobazia crudele. Quindi, sì, questa è... Ok, questa non è andata malissimo la prima fase. Non è andata malissimo. Ora voglio vedere anche l'arrocco della torre. E quello potrebbe essere anche carino da utilizzare come parry, solo che il fatto di dover aspettare gli attacchi avversari non mi fa impazzire. Eccolo qui, arrocco della torre e poi acrobazia crudele, va bene. Il counter? Eppure pensavo di sì. Aia. Oh
Lui è fastidioso. Specialmente perché mi attacca così totalmente a caso, però vabbè. Qua è andata maluccio. Ma perché lui purtroppo non lo riesco a breccare. Non è brutto, veramente brutto, perché lui non si brecca facilmente, poi si muove in fretta e queste mosse non mi aiutano tantissimo. Ci sarebbe soltanto l'arrocco della torre che poteva essere caruccia da utilizzare come parry, però. Ok, qui abbiamo invece il turbine e anche lì è l'arrocco della torre. Oh, mi targhetta sempre quelli più lontani. Aia, non l'avevo visto quell'attacco. Olè, qua è andata molto bene. Qui utilizzare l'arrocco della torre è stato un vero tocco di classe, perché li ho praticamente fatti fuori entrambi subito, quindi è andata molto molto bene. Vediamo chi è il nemico finale. Oh, lo jaguaro. Caruccio. E abbiamo raffica e lacerazione. Allora, io direi intanto... Bene. Diciamo che l'unico difetto di questo attacco è che non si vede un cazzo, praticamente. Direi di super lusso. Cioè, con una combo l'ho praticamente shottato. Ah,
sorvegliante della prova, ucciso. E anche, c'è anche da dire che noi siamo comunque abbastanza forti. E ora abbiamo raffica aerea con l'accessorio anche per la raffica aerea. E anche questo monolite è stato completato. Sì, possiamo uscire. Boom, prova del vento completata, la mano di Dione. Ok, detto ciò, ci vediamo con la prossima puntata dove andremo a fare la mano di Titano. Bye bye.